6 accoltellati a Gerusalemme durante il Gay Pride, tra cui un agente, con due manifestanti in condizioni critiche. L'aggressore, arrestato dalla polizia, è lo stesso uomo che aveva accoltellato 4 persone al corteo arcobaleno del 2005, uno dei primi in Israele. Si tratta di un ebreo ultraortodosso recentemente uscito di prigione dopo aver scontato una pena di 10 anni. Secondo il racconto dei testimoni, l'aggressore ha attaccato i dimostranti alle spalle, accoltellandoli tra le grida. Dopo l'episodio, i manifestanti hanno intonato lo slogan "Gerusalemme per tutti" contro l'omofobia e la violenza.